Romano, Maria Antonietta Doria. Buongiorno, è un'emozione unica stare qui sul palco, perché il mio gesto è stato un gesto normale di un sindaco, ma anche di un cittadino normale, perché fare una preghiera, anzi un rosario contro la famiglia che non sia quella tradizionale, per me è veramente una cosa fuori luogo e fuori tempo. Non siamo nel Medioevo. Come ci ha benissimo ricordato chi mi ha preceduto, la famiglia tradizionale che cosa comporta in molti casi? Comporta che molte donne, e vorrei nominare una per una quelle che oggi non ci sono in questa piazza, perché morte, passate dalle mani dei mariti. Perché la famiglia tradizionale non può essere odio contro i bambini e maltrattamento contro i bambini, perché la famiglia tradizionale non ha quel significato. La parola famiglia significa amore, pace, ritrovarsi a poter condividere le difficoltà di tutti i giorni, ritrovarsi ad avere un porto sicuro per tutte le nostre esigenze e le nostre preoccupazioni, emozionarsi insieme per ogni passo che si fa insieme. Non ha un senso la famiglia. La famiglia è la famiglia dal punto di vista di sostantivo femminile, ma è l'insieme di persone che vogliono stare insieme nell'amore. L'amore è la parola che ci deve condurre insieme verso una legge diversa. L'amore, amare è il principale scopo di una famiglia. Se il mio figlio arriva al primo giorno di scuola, al primo giorno che va a fare una palestra, il primo giorno di qualunque tipo di emozione, che sia un uomo, che sia una donna, che siano due donne, che siano due uomini, non ci interessa. Quello che interessa è l'emozione che sta dietro questa famiglia, la possibilità di accompagnare insieme nel percorso di crescita di questi bambini e di tutta la famiglia. Quindi di che cosa stiamo parlando? Che cos'è per voi la famiglia tradizionale? Per me è il segno di un amore, di un lavoro per tutti quanti noi che possiamo rifugiarci, trovarci un porto sicuro nei momenti come questa della pandemia, dove poterci rifugiare e stare tranquilli. Io purtroppo ho fatto forse un gesto forte e mi dispiace per aver, diciamo, risentito alcune persone, perché ovviamente qui non stiamo parlando di essere cattolici o non cattolici, stiamo parlando di un altro concetto fondamentale, che è l'umanità. Qui noi siamo uomini, nasciamo liberi e vogliamo avere tutti gli stessi diritti. Sindaca, ti voglio bene. Vogliamo avere i diritti, ma vogliamo avere da parte di tutti anche un dovere ad amarci. E l'amore non può essere nascosto, non può essere mitigato, non può essere che una persona arriva a 50 anni per dire io ho nascosto tutta una mia vita, perché quella non può. Grazie. E non può essere una vita. Chi ha portato queste persone a nascondersi? Chi ha portato a creare questa società di falsità?
Siamo nel 2020 e deve per forza cambiare qualcosa. Ringraziamo la sindaca Maria Antonietta Doria. Grazie, bravissima, ti vogliamo benissimo. Due cose veloci per quelli arrivati dopo.